Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. Scusate per l'assenza di questi giorni, però comunque sono stato impegnato un pochino qui a Copenaghen. Nei prossimi giorni caricherò anche il video appunto di questo viaggio, ma appunto dopo 2 giorni voglio tornare a diciamo riprendere da dove avevo ultimato. Qualche giorno fa feci il video sul discorso del Bologna, dell'esonero di Mihajlovic. E ora i bolognesi appunto hanno un nuovo allenatore, vale a dire Thiago Motta. La prima domanda che mi sono posto è: che tipologia di gioco attuerà l'ex allenatore dello Spezia al Bologna, soprattutto in relazione al modulo? Perché comunque il Bologna era solito insomma utilizzare questa difesa 3 con un Medel che faceva un pochino la spola tra centrocampo e difesa, e un appunto questi centrocampisti, questi 4-5 centrocampisti e poi le due punte. Ora però con il nuovo allenatore appunto Thiago Motta bisognerà vedere se proseguirà un certo tipo di strada, oppure se insomma adatterà la squadra al suo solito 4-3. E secondo me come strada può essere molto fattibile, perché comunque hanno giocatori anche in difesa che sono adatti a giocare a 3. Mi viene in mente ad esempio un Lukumi, che comunque ha già esperienza di difesa 4 quando giocava appunto in Belgio, e che potrebbe essere anche funzionale. Certo, da questo punto di vista poi andasse un pochino a perdere nell'altro difensore centrale, contando che Lukumi penso proprio che sia il titolare della squadra. Magari un Medel potrebbe essere una soluzione, però il discorso è che potrebbe il cileno rendere allo stesso modo nel quale rendeva 3 giocando a 4? Secondo me sì, perché comunque come caratteristiche si abbina bene a Lukumi, nel senso hanno caratteristiche veramente tanto diverse. Un Medel centrale difensivo a 4 potrebbe ricalcare un pochino la filosofia dei centrali difensivi degli anni 90, vuol dire quando centrali vi erano all'Inter ad esempio un Córdoba, spesso affiancato un Materazzi nell'Inter, o magari un Cannavaro alla Juventus, affiancato appunto a un altro centrale un pochino più fisico. Quindi secondo me un Medel potrebbe comunque essere funzionale in questo tipo di modulo, eventualmente a 4. Diciamo gli esterni difensivi comunque gli uomini li avrebbero, perché alla fin fine insomma sia un De Silvestri che un Cadius, che un Licogiani sa anche, potrebbero adattarsi in quello stile di gioco. A centrocampo sarebbero perfetti, perché comunque hanno come mediano Moro, o comunque anche Scouten potrebbe fare quel ruolo, quello si optasse per un mediano di interdizione, però insomma i giocatori li hai, come Mezzali, hai Ebischer, hai un Soriano che deve fare il doppio ruolo, insomma a livello di uomini ci sono appunto al Bologna, e anche in fase offensiva, perché un problema fondamentalmente il Bologna nel già un Bologna versione Mihajlovic è il discorso che secondo me gli esterni non venivano proprio valorizzati, perché comunque un Barro che ancora non si capisce se è un attaccante o un esterno, un Orsolini che agisce più da agisce meglio da esterno di destra più invertito, più gli altri giocatori secondo me potrebbero ricavarne un ottimo beneficio. Anche un punto centrale hai Arnautovic che collega i reparti, hai un Zirze che è più un fulcro centrale del gioco, ma le soluzioni tattiche sicuramente ci stanno. Secondo me vedremo anche una squadra molto più propositiva, che mirerà molto al recupero del pallone. Dopotutto insomma la filosofia di Motta è molto appunto propositiva, che è portata verso il palleggio, verso anche avere un possesso palla. E ripeto, gli uomini sulla carta li avrebbe, bisogna vedere se poi, contando che sarebbe un cambio in corso, anche se appena iniziato il campionato, ma un cambio in corso, e dovresti tecnicamente, qualora volesse passare al 4-3, cambiare totalmente uno stile di gioco. Quindi insomma, secondo me gli uomini ci sono, ma il lavoro da fare è tanto, anche perché secondo me va recuperato un pochino la fiducia, perché reputo il cambiamento non dico auspicabile, però premeditabile, non so se è il termine esatto, però comunque
era insomma nei giochi questo possibile cambiamento, ma bisogna vedere poi come l'ha presa, come hanno preso anche i giocatori, perché sono stati i più grandi sostenitori di Mihajlovic in periodo di difficoltà, e staremo comunque a vedere. Sicuramente però vedere un Bologna con caratteristiche diverse e un stile di gioco totalmente differente potrebbe essere veramente interessante. Penso di aver detto tutto e ora staremo anche a vedere. Ripeto, nei prossimi giorni tornerò a pieno regime, anche con video eventualmente sulla lavagne tattiche, tutte queste cose qui, però insomma datemi ancora qualche giorno, perché ripeto, dovrò finire di montare il video di Copenaghen, lo caricherò sul canale, e mi è costato veramente tanto tempo di lavoro in questi giorni, e quindi insomma spero che apprezziate il prodotto che porto appunto sul canale, e a breve tornerò a pieno regime in ambito calcistico. Quindi vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Scusate, ma c'è una persona davanti che mi fa ridere. Vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi.